Bella ragazzi, rieccoci su FIFA World e sono usciti i giocatori Team of the Year, eccoli qua, i difensori e il portiere, e quindi oggi andiamo ad aprire un po' di pacchetti. Ma io devo capire perché mettono il pacchetto consumabili rari quando esce il Team of the Year. Che senso ha? Vabbè, andiamo a vedere il pacchetto difensori com'è. Ok, forse è meglio se lasciamo stare il pacchetto difensori. Andiamo sui pacchetti oro premium. Che schifo, Dainelli! Oh, Jerome Boateng, buono! Guaita, ma chi è? Ruben Mikael! Che schifo! E Niama! Che poi non ho ancora capito cosa serve il morale dei giocatori. Per favore, se lo sapete, scrivetemelo nei commenti. Ma dai, Kuzmanovic! Dai, qualche Team of the Year. Dominguez. Hazard! Oh mio Dio, Hazard! Che culo, ragazzi! Oh, voglio subito vedere quanto costa Hazard. Oh, 300.000 crediti, buoni. Finalmente un buon giocatore. Però noi dobbiamo trovare un Team of the Year. Dai, qualcun altro almeno del livello di Hazard. Bonera! Bonera! Ok, penso che con Hazard basta, non troveremo più nessun altro. Adesso ricominciamo con i kebabari. Addirittura due argento in questo pacchetto. Ma non lui, con 33 di velocità. Adebayor. Io mi chiedo perché non hanno messo i pacchetti speciali come hanno fatto sulla Play 4 o sull'Xbox. Andiamo ad aprire i pacchetti speciali. Pacchetto consumabili rari. 20.000 crediti. Oh mio Dio! Abbiamo trovato l'alto morale! Grazie a lei! Grazie che ci dai questi pacchetti speciali. È un pacchetto oro gratis. Modeste, Rafa Marquez, Jallet. Magari abbiamo più probabilità di trovare qualcuno del Team of the Year nei pacchetti difensori che nei pacchetti oro premium. Anzi no. Ma dai, la divisa del Sudafrica. Lewandowski! Però, altri 100.000 crediti. Niente male. Dai, a sto punto anche qualche if ci va bene. Che sguardo. Ancora il fattone. Buono Felipe Santana. 1.000 crediti? No, no, se troviamo Trash Horas vuol dire che non sta più andando bene. Ultimo pacchetto oro premium. Nessuno. Quindi per questo video è tutto. Direi che con Hazard e Lewandowski può bastare per oggi. Lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per nuovi contenuti di FIFA World. E noi ci vediamo col prossimo video spacchettamento per trovare i Team of the Year.